Chieti vince 77-73 dopo un tempo supplementare il derby con Teramo. Il presidente biancorosso Ruscitti infuriato a fine partita per il fischio che ha portato all'overtime il match, arrivato a 37 centesimi dalla sirena. Tensione nel tunnel al rientro degli arbitri negli spogliatoi, ma Teramo mastica amaro perché dopo l'intervallo lungo ha trovato la chiave alla zona di Chieti e ha fatto sognare i propri tifosi. Ma a 15 secondi dalla sirena iniziano gli incubi. Prima fischio su Gueye che regala 3 tiri liberi, 2 su 3. Poi, avanti di 1, Teramo chiama timeout e la sanguinosa rimessa concede all'Europovini il possesso del potenziale sorpasso. Ma Gueye sbaglia e al rimbalzo a 37 centesimi dalla sirena Di Carmine subisce fallo. Un fischio che fa infuriare tutti. 1 su 2 e overtime. Oltre al danno, la beffa. Marchetti espulso per il secondo tecnico, la gioia fuori per 5 falli. Chieti può festeggiare, ma per l'Europovini c'è molto da lavorare. Benissimo la zona di Cohen, soprattutto nei primi due quarti, ma è troppo poco. Le cifre al Palace Capriano. In casa a Teramo, 15 per Aromando, top scorer in 41 minuti di utilizzo. 16 per Di Carmine, top scorer del match in casa Chieti. 15 a testa per Gueye e Ponziani, 11 per Edoardo Di Emidio. Nel dopopartita le parole del presidente dell'Europovini Teate Basket, Gabriele Marchesani. Presidente Marchesani, vittoria sofferta, ci è voluto un overtime contro una grande Teramo, poco fa con espressioni dure che vi abbiamo riportato il presidente Ruscitti ha criticato aspramente l'operato degli arbitri. Ah, io non voglio entrare in merito all'operato degli arbitri, voglio comunque complimentarmi col Teramo, ha giocato veramente una partita molto egregia, una partita che secondo me anche noi abbiamo giocato molto bene, una partita che non dà la giusta misura della classifica del Teramo, perché giocando così meriterebbe sicuramente un'altra posizione in classifica. Comunque voglio fare complimenti ai miei ragazzi, al coach, veramente hanno giocato una partita dura, tosta, maschia, e alla fine, come hai detto tu, dopo l'overtime siamo riusciti a portare i due punti a casa. La squadra che voleva vedere dal punto di vista dell'intensità difensiva, forse oggi le percentuali non hanno sorriso. Siamo stati, diciamo, sfortunati o poco bravi nel tiro da 2 e da 3 perché abbiamo delle percentuali molto basse, però sotto il punto di vista dell'intensità difensiva siamo stati bravi, abbiamo recuperato tanti palloni sotto le plance e quindi voglio fare di nuovo i complimenti ai miei ragazzi. Mercato? Mercato ne parleremo sicuramente appena dopo le festività, qualcosina come abbiamo detto faremo di sicuro.